Negli ultimi 30 anni la maggior parte delle separazioni è avvenuta a causa della difficile gestione dei figli e i divorzi sono in continua ascesa. Più del 10% dei bambini con meno di 2 anni vive con un solo genitore. Il 25% delle coppie si separa entro i 3 anni dalla nascita del primo figlio. Dopo i 3 anni i dissapori sull'educazione dei figli inaspriscono gli umori dei coniugi, aumentando le probabilità di rottura. I figli apprendono l'arte di essere felici solo vedendo la felicità in famiglia. I bambini che vivono costanti dissapori familiari rischiano di intraprendere strade tortuose e pericolose per compensare ciò che non hanno ricevuto in casa. Il genitore che non approfondisce l'arte di analizzare se stesso, che fatica a creare entusiasmo ed empatia intorno a sé, ha molte meno probabilità di aiutare la struttura familiare a condurre una vita serena. Imparando a conoscerci meglio e a comprendere partner e figli, tutti noi possiamo aiutare con maggiore possibilità di successo le persone più care. Perché le cose vanno in un certo modo? Come dovrebbero andare per poter vivere in armonia? Il segreto è nel sapersi chiedere molti perché, evitando il rischio di accorgersi troppo tardi di quanto sarebbe stato importante porsi le giuste domande. Oggi è possibile diventare bravi analisti di se stessi e ottimi e amorevoli allenatori mentali dei propri figli. Occorre solo un po' di pazienza e la voglia di mettersi in gioco per sviluppare le capacità tecniche ed empatiche da poter mettere al servizio nel proprio ambito sociale e familiare. Ci sono errori piccoli che non lasciano strascichi, ma anche errori più grandi, i quali, se trascurati, possono condurre a conseguenze senza più rimedio. Tratto dal corso Counseling Filosofico. Diventa consulente filosofico. Ti aspetto. Bye bye. Come, take my hand. We'll dance on graves, raise the dead.